Buongiorno a tutti, sono Rossella Regina. Benvenuti nella mia rubrica intitolata Dove voglio andare? Dove voglio andare è una serie di incontri, una sorta di taccuino virtuale su cui annotare appunti di sguardi su luoghi, edifici e personaggi del paesaggio artistico che rappresentano in qualche modo per me un nutrimento dell'anima. E mi piacerebbe suggerirvi un'idea nuova di viaggiare, misurando il tempo, custodendo il presente, senza avere fretta di trasformarlo in futuro. Dedicherò questo primo incontro a Carlo Scarpa, il poeta dell'architettura, come è stato definito da alcuni, figura fondamentale e imprescindibile nella mia formazione di architetto. Ho scelto di parlare di lui perché penso che mai, come in questo momento, in cui sembra quasi che il mondo si sfaldi giorno per giorno, si senta il bisogno di colmare i vuoti, riempiendoli però di contenuti importanti. E Scarpa fa proprio questa operazione. In tutti i suoi progetti riesce a ricercare con esattezza il dettaglio. Nei bordi dei materiali, tra le scanalature di quelle lastre sapientemente accostate e che si preparano ad accogliere un raffinato ornamento. Miss Van der Rohe diceva: Dio è nei dettagli, e per Scarpa questo voleva dire che attraverso il dettaglio si arriva a comprendere tutto e si arriva a Dio. Lo storico dell'architettura Manfredo Tafuri, parlando di lui, lo definì un maestro bizantino casualmente vissuto nel XX secolo. E difatti lo stesso Scarpa, parlando della sua Venezia, amava definirla una città profondamente bizantina nella sua struttura. Ma ecco, essere dentro la tradizione per lui significò saperla indagare. Saperla indagare per trasformarla in novità. Scarpa nasce a Venezia nel 1906, dove frequenterà l'Accademia di Belle Arti, rivestendo poi, tra aspre polemiche, incarichi accademici presso l'Istituto Superiore di Architettura di Venezia e ricevendo infine, solo poco prima della sua morte, la laurea d'onore in architettura. Sarà importante per lui la sua collaborazione quasi ventennale, dalla metà degli anni 30 fino agli anni 50, con le vetrerie di Murano, con l'azienda Venini in particolare, per la quale realizzerà una raffinatissima collezione di vasi. Ma gli anni 50, anni in cui comincia a lavorare sui progetti più importanti, le residenze private, i numerosi allestimenti museali rappresentano quel contesto storico proiettato già verso la standardizzazione, cui Scarpa oppone tenacemente il rigore sapiente dell'artigiano che ricerca, talvolta anche in modo ossessivo, la cura del dettaglio. Qualcuno lo ha voluto paragonare ad un artista rinascimentale dall'esistenza in solitudine, che considerava il disegno come pensiero, come ragionamento critico e non semplice strumento di rappresentazione. Nei suoi lavori c'è uno sguardo attento all'opera del maestro americano Frank Lloyd Wright, che citerà in modo esplicito in alcune sue opere. C'è l'art nouveau nel gesto squisito dell'ornamento, trasportati però verso i territori spaziali della scomposizione in lastre del movimento de style, spingendosi oltre verso le soglie dell'astrazione. Ma nel mondo di Scarpa c'è la bellezza del paesaggio veneto, c'è la luce della sua laguna che si riverbera sui materiali e che mette in luce le figure, come è stato scritto a proposito della gipsoteca canoviana di Bossagno, in cui sembra proprio che i calchi in gesso,
di cui il Canova si serviva per trasferirli nelle sublimi statue in marmo, danzino al ritmo di quella luce che Scarpa ritaglia come angoli di cielo. E poi c'è il tema dell'acqua, che diviene parte integrante del progetto, divenendo essa stessa materiale, come nella Fondazione Querini Stampali a Venezia, in cui entra dalla cancellata dell'edificio, prepotente o discreta, seguendo la malinconica fluttuazione delle maree. L'opera di cui voglio parlarvi in particolare è il complesso monumentale funebre Brion, opera della maturità di Scarpa, una sorta di testamento creativo che lui ci lascia poco prima di morire. Un lungo racconto che racchiude la sintesi di quella che Calvino definirà l'intelligenza della poesia. Siamo a San Vito di Altivole, una frazione della campagna veneta vicino Treviso, ed è qui che verso la fine del 1968 Onorina Brion, moglie dell'industriale e fondatore del marchio di design di radiotelevisioni Brion Vega, decide di sigillare la memoria del marito affidandone il compito a Carlo Scarpa. Si trattò inizialmente di un piccolo intervento che divenne poi un progetto molto più impegnativo in seguito all'acquisizione di un'area più vasta lungo i margini del Camposanto. E sarà proprio questo dato dimensionale che porterà Scarpa a concepire il progetto in termini di spazio complesso. Non si tratta di una semplice sepoltura, non è neppure un giardino, ma si potrebbe definire una sorta di itinerario dell'anima in cui far scorrere le dimensioni del ricordo, una riflessione profonda sulla memoria del tempo vissuto, su ciò che siamo stati e su ciò che torneremo ad essere. 2200 metri quadri in cui il paesaggio entra in punta di piedi attraverso il muro che ne delimita il perimetro, inclinato verso l'interno di 60 gradi per impedirne la visuale a chi si trovi all'esterno, perché chi si reca in quel luogo probabilmente non desidera incontrare altri sguardi se non se stesso. Lo schema in sintesi è quello di una planimetria a forma di L rovesciata, una forma sottrattiva pura derivata dal quadrato, in cui tre volumi principali, l'arcosolium, la cappella e il padiglione della meditazione, muovono il ritmo dell'intera composizione. Ma la narrazione progettuale all'interno è costruita come la trama di un racconto, dove trovano spazio intrecci sottili, rallentamenti, cambi di rotta e suggestioni verso mondi lontanissimi. Due le possibilità di accesso all'area: una dall'esterno, al di là di una porta pesantissima che scorre lateralmente, l'altra percorrendo il vialetto dell'antico cimitero di Altivole e che conduce a quelli che Scarpa chiamò i propilei, ricordando l'ingresso dell'acropoli di Atene. E da qui, oltre la breve pausa di una rampa di gradini asimmetrici, guardando il giardino attraverso i due cerchi intrecciati, calligrammi misteriosi, evocazione di eterno, comincia, con un cambio di direzione, il percorso che ci porta al fulcro del progetto. All'incrocio dei bracci della L c'è l'arcosolium, che Scarpa definì così proprio in ricordo del luogo dove nelle antiche sepolture cristiane, nelle catacombe, riposavano gli alti dignitari e i martiri cristiani, e che accoglie qui i due sarcofagi dei coniugi Brion, collati nella stretta affettuosa del marmo che li racchiude,
protesi l'uno verso l'altro, perché Scarpa dirà che a lui piaceva immaginare che due persone che si erano amate in vita potessero piegarsi per salutarsi anche dopo la morte. E qui, sotto una volta decorata a mosaico, riposano i loro sguardi, protetti dal silenzio e dalla maestosa compostezza dell'arco che li racchiude. Poi, poco più in là, sotto una copertura sospesa che evoca una caverna, le sepolture dei parenti della famiglia Brion. Procedendo verso sinistra, lungo il perimetro della L, incontriamo il piccolo vano quadrato della cappella, ruotato di 45 gradi rispetto al percorso di arrivo e cinto dall'acqua, che disvela sul fondo un mondo sommerso di gradini e di pesci che nuotano silenziosi. Il profilo scalettato delle sue pareti ci invita ad entrare, scegliendo l'ingresso posteriore attraverso il percorso di pietre posate sull'acqua, rallentando il tempo nella misura attenta del passo. Ciò che colpisce al suo interno, oltre lo sguardo verso l'apertura a forma di lettera omega, metafora di un oltre che accompagna i nostri destini, è il tetto ligneo che, come cono di luce, proietta una gravità senza peso sul piccolo altare delle celebrazioni. Sul braccio opposto della L, muovendoci verso destra rispetto all'arco solium, c'è il padiglione della meditazione in ferro e abete, adagiato sull'acqua, al di là di una porta movimentata da un sofisticato meccanismo di pulegge, metafora dell'invalicabile. Da questo piano d'acqua, abitato da pietre appena sommerse e da ninfee che si posano lievemente, l'acqua ritrova percorsi sottilissimi che lambiscono i manufatti in cemento armato per poi frantumarsi in una teoria fatta di prato e di gradini asimmetrici. Poco distante, in un angolo appartato, c'è una piccola lapide dove riposa il maestro. Carlo Scarpa morì in Giappone nel 1978 in seguito ad un banale incidente e volle essere sepolto qui, ai margini di questo giardino mirabilmente disegnato dallo studio Porcinai, in questo luogo dove il paesaggio della campagna veneta si mescola ad un segno raffinatissimo e colto che evoca i giardini giapponesi, grandi aperture verso il silenzio, l'assenza, la simmetria. A noi ha lasciato la sottile malinconia e il ricordo di quelle pietre immerse nell'acqua e, in esse, il mistero della vita. Grazie.